Allora, dovremmo essere sì. Buonasera, carissimi, benvenuti con Scuderia Italia al circuito Dragon Trail Giardini. Sono Luca e con me in cabina di regia Diego, AFA Buonasera a 92. tutti. Bene, ragazzi, siamo in pista per l'ultimo dei tre appuntamenti qui a Dragon Trail in Croazia con la categoria AM2. A concludere il trio di gare in questo interessante circuito, mancano pochi istanti al via delle qualifiche, 12 piloti in pista, tutti protagonisti della categoria AM2 di Scuderia Italia. Unico assente è il pilota Arcudi, sostituito da Peppe DJ al suo esordio con il gruppo di Scuderia Italia per il team Aston Martin HRC. Ok, Diego, aspetto. Ah, sei già rientrato? Ok, allora faccio partire le Sì. qualifiche. Sì, come no. E poi Lo se vedo, tu. Smigli, Ottimo, stavolta. allora poi tu puoi dare un'occhiata ai BDP e alle impostazioni della gara. Puoi mandare messaggio via qualifiche. 15 minuti. Perfetto, eccoci qui. I primi piloti escono dai box. Intanto, come consuetudine da casa, restate in contatto con noi tramite la chat del canale. Tra qualche minuto ci raggiungerà anche Ferrari 74, in modo che potremo seguire in diretta le vostre opinioni, domande, qualunque cosa avete da casa. Diego, vogliamo parlare un po' di questo circuito? L'abbiamo già introdotto nelle gare AM1 e Pro, ma un riassunto rapido delle caratteristiche. Allora, sì, esatto, Luca, questo è un circuito molto molto misto, abbiamo settori con lunghi rettilinei e settori con curve veramente in rapida successione e molto veloci, che richiedono parecchio grip e parecchia aerodinamica sulla vettura. Tempo non si può sacrificare la velocità di punta nei rettilinei, quindi diciamo che trovare l'assetto non è semplice, è l'assetto ideale, diciamo, ecco. Quindi un circuito dove sicuramente vediamo parecchio spettacolo nel primo settore, un settore veramente estremamente impegnativo, e poi vediamo, diciamo, diversa interpretazione traiettoria nel settore centrale. Comunque un circuito che abbiamo visto sia in categoria Pro AM1 ha dato veramente tanto spettacolo e non è stato ovvio per niente, anzi ci sono state battaglie fino all'ultimo giro e quindi stasera si prospetta sicuramente, Luca, una gara veramente sensazionale. E in questo momento sono partite le qualifiche, quindi vediamo un po' in attimino la situazione. Abbiamo Vedo già Chaussi che è il Joe primo. e Tony Card si infastidiscono un po'. Quanto è importante qui per i piloti farsi spazi e trovarsi. Cioè, è una caratteristica importante del pilota riuscire a farsi quello spazio in pista per fare le qualifiche senza problemi. Sì, esatto Luca, soprattutto perché il primo settore, come abbiamo visto nelle gare precedenti, è un settore dove è veramente facile arrivare al contatto, quindi bisogna avere una macchina con una buona messa a punto e soprattutto con un cambio ottimale per una buona partenza. Molto importante scappare subito, altrimenti si rimane imbottigliati nel gruppone e si rischia un contatto alla prima curva e quindi molto importante avere un buon piazzamento in qualifica e soprattutto non infastidirsi a vicenda nella prima curva, altrimenti si rischia di Abbiamo compromettere la visto propria gara infatti ieri magari. sera anche nella categoria Pro, dove è molto inusuale avere incidenti in partenza, per la prima volta in questo campionato è uscita la safety car addirittura anche nella categoria Esattamente. Pro. Ok, Chanuz, primo a tagliare con un 1.35. Subito Smicky 1.29.6 con la sua Mercedes. Hai mandato il link, Diego?
Lo sto mandando, Ah, verifico un ok, attimo le perfetto. impostazioni di Luca e Sì, mando. perfetto. Allora abbiamo Smiki al momento con un 1,29,6. Ha fatto un ottimo giro e vedete lì come un piccolo errorino alla chicane, alla prima chicane subito ti fa perdere 2 decimi. Tributo Ferrari, Aston Martin in livrea memoria alla Niki Lauda con un 1,29,3 si prende la pole. Salta su quei cordoli, man mano che i piloti affrontano quella prima variante, tenete d'occhio quali dei piloti decidono di rischiare tagliando il più possibile, invece quali restano ben alla larga dai cordoli. Dunque, per adesso abbiamo Smiki con 29,3, scusa, Tributo Ferrari con 29,3, Smiki in seconda posizione staccato di 3 decimi. La new entry, Peppe ODJ, pilota riserva del team HRC, è al terzo posto provvisorio con un 1,29,8. Vedremo stasera quanto il team HRC abbia lavorato su questo pilota nuovo per ingranarlo su questa pista. Segasa quarto, 1,32 con la sua Mitsubishi. Mitsubishi che si è rivelata un po' la macchina da battere in questo campionato, sia nella prima metà che adesso nella seconda metà, è sempre protagonista e ci aspettiamo che Segasa faccia abbassare i suoi tempi notevolmente. Quinto abbiamo Tony Kart con un 1,33, vediamo che salta sulla chicane perdendo il controllo dell'auto e danneggia il motore proprio quando l'abbiamo inquadrato. Problema per lui che dovrà terminare il giro col motore rotto e perdere tempo per riparare i box. Tancrò con la sua Chevrolet Corvette è settimo con un 1,33, ottavo Mirc America con la Dodge Viper. Abbiamo Chanutz che sta faticando a mettere insieme un giro. 1,35,6 per lui nel secondo giro lanciato, quindi qualche errorino. Infine Ste con un 1,35. Joe, anche lui non è riuscito a fare un giro buono, la macchina è già un po' graffiata, qualche errorino per lui. Bene, torniamo davanti, Tributo Ferrari stampa un altro giro identico quasi al precedente. 1,29,3 si conferma pole provvisoria per lui. Gillone è risalito in seconda posizione con un ottimo 29,5. Gillone è solo 7 millesimi davanti a Smiki con la sua Subaru. Abbiamo visto Gillone spesso fare dei temponi in qualifica, addirittura Ah, l'ultima gara pole position, Gillone pole position. Bene, Peppe secondo con un tempo di 1,29,1 e Tributo Ferrari al primo a scendere sotto la barriera del 29 con un 1,28,945. Tanto come da consueto da casa diteci un po' chi vedete sul podio. In premio weekend con Miggia per chi azzecca il podio. Tributo è Viola, seguiamo il suo giro da dentro l'abitacolo per vedere un po' questa bellissima tripla curva caratteristica dell'ultimo settore di questa pista. Poi Diego, quando è momento, se da casa ci sono qualche messaggi, fai pure. sì, allora Luca, abbiamo Guido che ci saluta, buonasera anche da parte del dottor Daniele, poi abbiamo Daniele Bergo come sempre presente, abbiamo Michele D'Angelo che chiede come mai la banana Aston è diventata rossa. Buonasera a tutti. Livrea tributo per Niki Lauda. Esatto, speciale AM2. E poi abbiamo Arcudi che ci saluta, buonasera. E Bergo dice è cambiata perché ieri non è stata molto fortunata, poi giusto un tributo all'aula. E conferma MDA dicendo a loro siete i banana split. Weekend con Miggia a pescare. Conferma appunto il pronostico azzeccato, si pesca con Miggia. E Esatto. forza Peppe e Livio HRC dice Emanuele Arcudi.
Guido invece dice l'importante è terminare avanti Vighi e Maverick che dice forza Rock, quindi supporto al suo team. Perfetto, Quindi stasera Rock Luca Racing. 11 di presenti in live, siamo già veramente tanta gente, siamo a malapena qualifiche, Perfetto, quindi li aspettiamo. Se Gasa per il team Rock Racing terzo, 29,4 per lui, però l'abbiamo visto stare molto lontano dai cordoli lì alla prima chicane. Quanto si perde Diego restando conservativi e evitando i cordoli lì? Purtroppo senza prendere cordolo sei costretto ad una traiettoria veramente molto molto più lenta e quindi penso che siamo sui 3-4 decimi sotto, che comunque su un giro in cui si sta appunto al millesimo si fanno sentire. E forse adesso stanno facendo giri sicuri per poi forzare verso la fine quando ormai il loro diciamo lap time ideale lo raggiungono. Vediamo un po' perché comunque mancano ancora 5 minuti di qualifica, 5 minuti e mezzo, aspettiamo 10 minuti per dare il messaggio dei 10, vediamo se qualcun altro ci ha scritto, no, nessuno. E intanto invece a livello di macchine, secondo te c'è un'auto nettamente favorita o sono tutte abbastanza equilibrate qui per questa pista? Per questa pista abbiamo visto comunque molto performante ieri le Mercedes, in AM1 le Mercedes, le Aston Martin hanno fatto la pole position in Pro, sono state molto performanti comunque sia anche in AM1, sono state spaziali, quindi ci sarà molto molto equilibrio perché comunque anche la Mitsubishi ieri si è rivelata una gran macchina, come appunto già si sapeva, quindi è difficile dire che ci sia una macchina, secondo me sono molto molto equilibrate, dura dire che quella macchina ne ha qualcosina in più, dipende diciamo anche dalla gestione dei piloti, quindi vediamo un po', ma beh, con i tempi sappiamo benissimo che il PDP è molto molto performante, quindi rende tutte le macchine molto simili, perché in alcuni settori magari una macchina ha qualche decimino in più, ma in altri magari l'altra riesce a recuperare, ecco, quindi diciamo che le differenze tecniche le notiamo in base al settore delle varie macchine. Sì, tanto stiamo seguendo il giro di Peppe DJ, davanti a lui il compagno di squadra, un po' di gioco di scia tra i due compagni dell'Aston Martin e al momento Aston Martin ha fatto il lockout della prima fila, primo e secondo tempo per l'Aston Martin. Dunque adesso le auto saranno un po' scariche, inizieremo a vedere un po' i tempi di riferimento. Visto Sempre una Mercedes sbandare giù, un incidente a 11 minuti, non ha è danneggiato? molto. Sì, deportanza e braccetto danneggiati per Joe Bra, per fortuna è vicino ai box, mancano due curve, ma deve uscire subito al cannone e fare un buon giro perché comunque sappiamo che Joe può fare di meglio e vediamo se va subito a riparare, infatti deve sbrigarsi a uscire. Intanto se Gasa ha preso una penalità alla variante, quindi il suo giro è bruciato. Vediamo Gillone, uno dei pochi piloti a correre col cambio automatico, vediamo come attacca. Anche lui resta ben alla larga di quei famosi salsicciotti, a smicchi solamente a 7 millesimi. Le due Mercedes al momento sono quinta e sesta. Micky ha fatto un 29,7, vediamo come taglia in questo giro con la macchina leggera. 29,5, si migliora, prende la quarta posizione il pilota del team Fox Racing Mercedes. Distacchi abbastanza sostanziali, abbiamo i primi quattro piloti in 5 decimi, un po' di più di quello a cui siamo abituati. Sono pochissimi millesimi tra Smicky, Gillone, Jobra, sono tutti staccati di pochissimo. Ultimi due giri, Luca, per tutti, perché mancano praticamente 2 minuti. Chi ce la fa a tagliare il traguardo entro i 30 secondi si porta a casa un altro giro. Ma comunque vorrei dire che il 28,9 secondo me di tributo Ferrari è pressoché intoccabile. È veramente un gran giro, Luca, l'ha appena stampato adesso ed è un signor 28,9. 28,891, esatto. Grandissimo tempo. Quindi questa sera le Aston sono veramente cariche con queste nuove livree.
E devono aver lavorato molto sodo i due piloti perché hanno, per adesso hanno preso tutta la prima fila. Ricordiamo che anche Tributo è una nuova entry di questo campionato, quindi ci fa veramente molto piacere vederlo già ai vertici della categoria M2 e così performante soprattutto, perché comunque ha fatto gare molto costanti, è sempre stato molto vicino al podio, alla vittoria e ha portato a casa anche un podio. Vediamo se questa sera riuscirà a portarsi a casa il primo gradino del podio. Intanto siamo in Comunque, macchina Marco. con Jobra, anche lui evita i salsicciotti alla chicane, molto cauto, vediamo se riesce a migliorarsi dalla sesta posizione in cui si trova adesso. Vedo Smiki che ha preso la terza posizione, se non sbaglio. Errore per lui, quindi credo si sia bruciato, no, farà in tempo a fare ancora un giro. Ha fatto un 29-1 Smiki, portandosi a 2 decimi dalla pole provvisoria di Tributo. E 17 millesimi solamente dalla seconda Aston di Pepe DJ. Abbiamo visto anche le Mercedes partire molto bene, per cui un Smiki in terza posizione potrebbe preoccupare le due Aston in prima fila. Sagasa intanto con un 29,2 si è migliorato un po' anche lui, ma rimane in quarta posizione. Mirka Merica ha appena fatto un 29,4 e si porta in quinta posizione. Ok, 15 minuti Diego, puoi mandare il messaggio e poi uscire che c'è pista libera. Dunque, tutti i piloti potranno terminare il giro in corso. Siamo al momento in macchina con Mirka America. Team Spartan con la loro Dodge Viper. Altra macchina veramente performante sui lunghi rettilinei di questa pista. Ok, vediamo se riesce a migliorarsi. Ultima curva per lui. Esce bene, dosa bene il gas, non Skoda. Qui è tutto motore fino al traguardo. Dietro di lui la Lancer approfitta della scia. Non si migliora, ma Sagasa sì, Sagasa si porta 18 millesimi da Smiki, ma non basta per rubargli la terza posizione. Smiki intanto ha finito, cerchiamo di vedere un po' chi ancora può fare il giro. Gillone non si migliora, no, si migliora 29,2 per Gillone che va in quinta posizione, scavalcando Mirka America. Allora, abbiamo, ricapitolando, credo che tutti i piloti hanno finito. Tributo Ferrari, pole, credo che sia la sua prima pole in Scuderia Italia, grandissimo giro, 28 e 8. Prima fila tutta Aston Martin con un 29,1 per Pepe ODJ, tempo che Pepe ha fatto con la macchina carica, tra l'altro, non è più riuscito a migliorarsi. Però basta per tenersi la prima fila. Smiki a pochissimo, 17 millesimi in terza posizione, la prima Mitsubishi con Sagasa quarto, chiude la seconda fila, Mirka America quinto, staccato di 5 decimi dalla pole, poi Joe, secondo pilota delle due Mercedes in sesta posizione, Tencro settimo, a 40 millesimi Chanuz ottavo, un po' deludente Diego Chanuz, è uno dei piloti in lotta per il campionato. E qualifica difficile per lui in ottava posizione. Nono Loris che ha fatto un 29,6 alla fine. Decimo Tony Carr staccato di appena un secondo, quindi i primi 10 piloti sono dentro un secondo dal tempo della pole. E poi abbiamo Ste che è ai box. Perfetto, allora facciamo fare il primo settore a tutti i piloti, dopodiché faremo la foto dei tempi. Vediamo che fanno il primo settore Gillone e qualcun altro. Sì. Chi è rimasto fermo ai box? Aspetta. Sta uscendo, sì. Deve uscire dai box allora.
Beh, alla fine comunque Diego qualifiche tirate anche qui, distacchi, tutti i piloti sono dentro un gap di un secondo. Sì, alla fine si sono confermati tutti molto molto vicini, macchine comunque con distacchi veramente minimi, e quindi Giardini si conferma una pista veramente da spettacolo. Aspettiamo che stia appena Sì, uscito sta dal uscendo box. adesso, deve fare il primo settore. Poi facciamo subito la foto ai tempi. Primo settore è abbastanza lungo, qui deve farsi quasi mezzo giro. Intanto da casa saremo con voi a breve, ragazzi, abbiate pazienza, stiamo attendendo il terzo collega Ferrari 74 che sarà addetto a social media. Sono arrivati tanti messaggi, scusate ragazzi da casa, però Sì. non riuscivo a... Ecco, lo Stea ha fatto il primo settore Perfetto, teoricamente. allora faccio la foto dei tempi e poi siamo pronti per la partenza. Allora abbiamo... Porca miseria, per guardare lo schema e guidare con il telefono in mano, ecco. La safety car è andata a tamponare gli handbrake. Cose insieme, ragazzi, non riesco a farle, quindi abbiate pazienza, fate finta che non è successo niente. Allora, abbiamo tantissimi messaggi, Luca, veramente tanti. Metto il pilota automatico. Allora, abbiamo innanzitutto dottor Daniele che dice: Migia è di Franco, non vuole venire via da Franco. Poi Bergo dice: pronostico Smichi tributo Gillone. Se vinco il weekend con Migia, gli vado a spiegare come funziona la safety car. Si allude al piccolo incidente ieri sera dove Daniele è stato sparato in orbita. Poi abbiamo Lorenzo Brandoni che come ogni sera è presente. Ciao Lorenzo, buonasera e Ciao ciao. benvenuto qui in questa live. Saluta Luca. E poi abbiamo Giorgio Parmegiani che dice vai tributo. Poi abbiamo il dottor Daniele che dice Naye Spartan Team. E Guido che fa sempre il tifo per il suo team. Poi abbiamo Media che dice Smiki e Joe, non fatevi in puntini puntini puntini. Bene, Anche Lorenzo Diego. Brandoni fa il tipo per CSI Joe. Poi Grande, tanto fa. Cacace che ci ha raggiunto. Torneremo ai messaggi dopo la partenza, Diego, perché sennò si va un po' per le lunghe. Sì, Luca, sono veramente tantissimi. Quindi, dopo ragazzi, veniamo a salutarvi. 19 spettatori, gara appena partita. Vediamo questa bellissima partenza. Ecco voi le due Aston Martin che hanno preso tutta la prima fila, seguite dalla Mercedes di Smichi. Tenete d'occhio la sua partenza che sarà lì alla prima curva con i primi due. Attendiamo i semafori. Diego, fammi sapere se partono tutti. Semafori verdi, via. Scattano le due Aston. Credo non sia partito Smichi, se non sbaglio. Vedo No, è incidenti. partito, però è partito male. Gillone si è girato. Luca, controlla motori Sì, che io do non posso, non so cosa. subito un'occhiata. Gillone dovrebbe. Sì, c'è una safety car. Ok, abbiamo visto un motore rotto per Tony Kart, se non sbaglio. Adesso proveremo a rivedere. E dunque, la safety car scende in pista. Peppe DJ ha preso la prima posizione su tributo Ferrari. Adesso è successo qualcosa con Smichi perché non lo vediamo più nelle prime posizioni. Segasa è salito in terza. Ottimo Tancro quarto. Mirka America quinto, Loris, Chanuz ha preso una posizione ottavo, Joe, settimo Chanuz, ottavo Joe, nono Ste, decimo Smichi con molti componenti rotti, Tony Kart undicesimo con motore rotto, Gillone dodicesimo con motore rotto. Quindi abbiamo due piloti col motore rotto, intanto che tutti entrano ai box, mandiamo un replay per cercare di capire cosa è successo. Ci mettiamo in macchina con Gillone, vediamo un po' lo start. Siamo
Siamo in griglia guardando un replay dalla macchina di girone davanti, la Mercedes di Smicky. Attendiamo i semafori. Ecco, vedete i semafori rossi. Non so se c'è stata una falsa partenza di Smicky. No, Smicky non è proprio partito, è venuto tamponato da Gillone che ha tagliato la strada a Tony Kart. Quindi contatto tra Gillone e Smicky. Torniamo dal vivo. Dunque, tutti i piloti dovrebbero essersi fermati, se non sbaglio. Diego, hai visto qualcuno che ha Sì, per adesso continuato? sono fermati tutti e c'è stato un sorpasso ai box di petrol di Jay sul tribuno, sul suo compagno. Ok, perfetto. Intanto deve averci raggiunto Paolo Ferrari. Bon, Sì, per a tutti. Paolo, puoi preparare la scritta safety car in e mandarla 3 volte quando No, te lo lo sto per diciamo? stanza. Ah, ok, allora faccio io. Diego, il gruppo è compatto? Mancano gli ultimi tre, però si stanno congiungendo. Speriamo nessun incidente in regime di safety. Sto tenendo il solito ritmo della safety. Possiamo far entrare la safety? Gruppo compatto. Se superano le tre curve, Ok, ricordiamo faranno che i una bellissima piloti gara. non possono sorpassare fino alla linea del traguardo. Perfetto, allora torniamo con le inquadrature. Peppio DJ che si trova alla sua gara d'esordio in prima posizione, sarà lui a dettare il passo in questa ripartenza. È stato bravo a tenere le gomme calde, scatta bene, si è preso subito un secondo e 7 di vantaggio sul compagno di squadra. Ottima ripartenza di Peppe DJ, lascia il suo compagno a un secondo e 7, a sua volta Segasa a un secondo e 2, quarto Loris. Quinto Tencro, sesto Mirka America, Chanuz sotto attacco da Ste. Due Mitsubishi hanno fatto un incidente. Nel Segasa la restart. deportanza posteriore e Loris l'anteriore, rossa. Perfetto, cercheremo di vedere il replay tra un attimo. Le due Mercedes nonne e decime, partenza da incubo per il team Fox Racing. Gillone è sceso anche lui in undicesima posizione, Tony Kart dodicesimo. Incidente, Tony Kart tampona Gillone, lo manda a muro rompendogli deportanza e braccetto. Tony Caduto il Kart ha rotto motore, Tony. il motore. Partenza complicata per Tony Kart, è stato sfortunato la partenza a trovarsi davanti Gillone e adesso con questo tamponamento al tornantino ha danneggiato ulteriormente l'auto. Bene, torniamo davanti. Peppe DJ mantiene il distacco di quasi 2 secondi sul compagno di squadra. Le due Aston sono volate, hanno preso un margine di 2 secondi e 3 sulla Mitsubishi in terza posizione. Poi abbiamo un gruppetto ben compatto. Le due Mitsubishi, come diceva Paolo, danneggiate, vedete la deportanza Luca, errore posteriore. tecnico delle due Mitsubishi, non hanno fatto rifornimento ai box. Non hanno fatto la sosta e si sono tamponati. Hanno meno benzina di tutti e hanno anche danni, soprattutto Loris che ha l'anteriore completamente rotto, infatti ecco Tencro che si butta a fianco di Loris. Hanno sbattuto fra di loro. Infatti adesso vedremo un replay, intanto se mi seguite la live siamo in macchina Vai, vai. con Loris. No, ha già l'anteriore danneggiato, quindi l'incidente deve essere successo subito nella ripartenza in Sì, con regime la di safety safety car, car, credo. esatto, forse addirittura ancora in regime di safety car si sono toccati i due piloti della Mitsubishi, peccato, e adesso Tank Rossi sta facendo sotto perché ovviamente i due piloti davanti avranno un passo abbastanza lento, comunque dovranno fermarsi credo tra poco, non avendo fatto il pieno. Bene, torniamo davanti, Peppe DJ mantiene il secondo e 6 di vantaggio sul tributo Ferrari. E i due piloti Aston sono spariti, ragazzi, hanno preso 5 secondi
su Segasa. Potrebbe essere la prima doppietta in questo campionato, se non sbaglio. Luca Sorpassone doppio su Loris. Chanuz e Tencro sono passati entrambi su Loris. Siamo su Doppio doppio. Chanuz, gruppetto di piloti qui che arrivano al tornantino. Chanuz sta guadagnando tantissime posizioni perché le due Mitsubishi stanno girando molto più lenti dei piloti che hanno attorno. Ricordiamo che loro, Luca, stanno facendo battaglia diretta per il campionato. Incrocia, ci sono praticamente quarto e quinto e sono i primi due del campionato. Esatto. Ecco, anche Ste supera in questo momento Loris e si difende da dalla Mercedes di Gio con una chiusura senza Bene, nessun danno per i due sì. piloti, quindi molto, molto fortunato Gio è reattivo. Joe si trova Smicky dietro che non attacca, i due piloti Mercedes ottavo e nono. Qui Joe deve passare in Messi fretta Loris perché Loris sta girando abbastanza lento. Loris si infila sull'erba, battaglia tra Ste e Loris molto accesa, in arrivo le due Mercedes, lì davanti pure si stanno superando. Mamma mia ragazzi, che Loris gara. con i due braccetti e la deportanza rotta fa fatica a mantenere il passo Joe di deve fare una manovra un po' aggressiva per cercare di Ste. liberarsi, perde tantissimo qui in questo pezzo con la deportanza rotta e i braccetti Sì, rotti forse qui al soprattutto. tornantino vediamo se le Mercedes si fanno vedere. Joe si mette all'interno, no. Chanuz ha sorpassato Tenco. Smicky Smicky decide di prende superare l'interno. Joe bello il lascia sorpasso di sfilare Chanuz. Smicky, sì, per vedere se magari lui riesce ad attaccare. Bene, torniamo Si infila davanti. Tencro, mamma mia. Mamma cosa ha fatto Tencro, ragazzi. Stiamo seguendo la lotta Chanuz Tencro, due protagonisti del campionato, al momento davanti a Chanuz. Bene, intanto che guardiamo questo, Diego, non so se vuoi continuare con i Smicky messaggi. sorpassa, Smicky sorpassa Loris. Sta in fase di sorpasso. Allora, siamo su Smicky, Loris difende l'interno con la sua Mitsubishi danneggiata. Tirano la staccata tutti e due, va un po' lungo Smicky, incrocia, quasi perde la macchina Loris. Loris perde la posizione sulle due Mercedes. Pista libera per Smicky, terremo d'occhio il suo passo per vedere se riesce a recuperare. Davanti a lui c'è Ste con la Corvette. Torniamo davanti sulla Chanuz arriva lotta. su Segasa per il podio, sta arrivando. Esatto, Chanuz Tencro. Chanuz che era partito mi pare settimo è risalito in quarta posizione, grande inizio gara per lui, si sta trascinando dietro Tencro perché Ricordiamo Segasa è danneggiato. come ha detto Diego, Segasa ha anche molto meno benzina. Esatto, non hanno fatto rifornimento che è un errore gravissimo del regime di safety car. Sì, infatti. E poi sono tornati ai box, giusto? No, hanno fatto solo la sosta in regime di safety car, ma non hanno fatto il pieno. Quindi hanno cambiato la gomma, Ma non sono hanno fatto il piano, Luca. Tutti hanno fatto il piano, loro hanno solo cambiato gomme, Sì. non hanno rifornito Una il cosa regime di inutile safety. questa. Non serviva cambiare gomme dopo un giro. Luca, attualmente, Luca, 8 punti di distacco ci sono per la leadership del campionato M2 tra Chanuz e Tencro. Eccolo, Tencro mi pare non avere il passo di Chanuz. Chanuz è viola, un po' aiutato dalla scia della Mitsubishi, però ragazzi le due Aston davanti sono sparite. Sì, Luca, 10 secondi in 6 giri, 7 giri, levando i due della safety in 5 giri sono veramente tanti dal terzo e dal quarto. 8 secondi e 8 in questo momento dividono Segasa e Pepe o DJ, e quindi veramente Aston Martin su questa pista veramente Stanno volando. formidata. Sì. A Nürburgring GP la scorsa gara abbiamo visto le due Mitsubishi in macchina a battere, qui a quanto pare Aston si stanno facendo sentire. Veramente molto molto entusiasmante questo campionato, perché non sai mai
insomma le caratteristiche specifiche di ogni macchina dove Tenkrò è viene usata. vicinissimo adesso, eh. Siamo in macchina con Tenkrò che, complice un po' la Mitsubishi danneggiata davanti di Segasa, fa un po' da tappo a Chanuz e questi tre piloti si sono trovati molto avvicinati. Restiamo in macchina con lui per vedere come affrontano la chicane. Non so se intanto ragazzi uno di voi può seguire la chat, noi stiamo in macchina con Tenkrò. Errore di Errore di errore, Segasa. Chanuz ne approfitta, no. Molto cauto Chanuz, Ahia, si infila Tenkrò, pericoloso perché si toccano, mamma mia, quasi quasi si Smicchi è danneggiano a caduto. vicenda. No, Smicky non lo vedo ancora in stanza. No, no, non lo Ah, vedi quindi tu. non lo vedo io. Smicchi, motore rotto, Luca. Motore rotto per Smicchi, attenzione. Ok, cerchiamo di vedere cosa è successo, se riusciamo a prendere un replay. Si è girato la prima Smicky, sì, curva. alla chicane. Abbiamo visto alla un giro col motore rotto. Brutto contrattempo per il pilota. Allora, Da davanti, protagonista della gara, questa gara è secondo veramente posto a assurda. Suzuka. Davanti l'Aston Martin fanno un passo dell'1,32, un secondo e mezzo di vantaggio di Pepe O'DJ alla sua gara d'esordio. Sono Terzo già Chanuz, è entrato ai i primi box pronostici. Segasa. Paolo, il volume della live, abbassalo a zero, che si sente fortissimo. Il mio microfono si sente fortissimo? No, no, il volume della live del cellulare. Ah, scusate, no, no, lo passo proprio in ordine. Allora, Chanuz a Tenkrò attaccatissimo. Sono risaliti in terza e quarta posizione. Mamma mia, come salta sulla chicane Chanuz. Sì, sfrutta le caratteristiche tecniche della sua vettura. Da fuori Un strada. C'è ibrido, esatto, un ibrido di fuoristrada. un tuo alter ego, Alfa. Chi è? Si chiama Alfa GTA M82. Hai quindi dei fans? Ma penso che il suo è Alfa Sì, Romeo. vabbè, riporta il tuo nome. Poi c'è Franco Rotelli che dice tributo Ferrari, Pepe Chanuz come pronostico. Poi vabbè, ci sono Batman, Robby, Yogi, Signorino. C'è il dottor Daniele che fa anche lui lo spiritoso. Dottor Daniele, occhio che ti dà un dono quando ti ripeto. Il terzo in lotta per la leadership del campionato è Loris. Questa sera un po' sfortunata la gara per lui. Protagonista assoluto del MotoGP, invece qui un po' sfortunato. Ok, entra Segasa per riparare al nono giro. Questo promuove Joe in quinta posizione. Bella rimonta di Joe, eh? Joe alla fine è solo 7-8 secondi dietro dal podio. Vediamo se fanno il pieno i piloti della Mitsubishi. Tanto si è fatto sotto tributo Ferrari. Quasi le due Aston si tamponano, mamma mia, quasi fanno un incidente. Saranno Peppe sta facendo venuti un'ottima gestione di ma è un tempo. Ha brividi, messo mare di gomme però, i rispetto al tributo. brividi a Foltier se ci segue da casa. Mettiamoci in macchina con tributo Ferrari un attimo, vediamo un replay della staccata al tornantino. Forse viene colto un po' impreparato dalla scia davanti di Pepe O'DJ, frena tardissimo e quasi porta via il compagno di squadra. Bene, torniamo dal vivo, le due Aston molto vicine, meno di mezzo secondo tra i due. Scia, mi sa che è in economia Peppe, non so che strategia vuole fare, però ho visto il suo rettilineo perde molto di più rispetto a Livio. Quindi Franco Rodelli è il famoso Franco, non lo È sapevo. Cacace Franco Rodelli, il nostro Cacace. Sì, me l'ha Oddio, che è detto adesso, successo? scusa. Eh sì, cosa è Ha successo? rallentato completamente Luca. Peppe Ah, O'DJ ha fatto Peppe ha passare. fatto Ah, passare, no, ha forse. crashato, mi No, sa. no, è crashato, Ma no. cosa succede? Crashato Mister, sì. Peppe. Sì. No, ritiro tecnico, ritiro per Peppe O'DJ, prima fila in qualifica, alla gara Che d'esordio era in sfortuna, testa. ragazzi. Che sfortuna, ci spiace tantissimo per il ritiro di Peppe O'DJ che
che lascia tributo Ferrari, possono solo accompagnare. forse c'era il kill switch da casa di Foltier. Ancora. E ci spiace Quando dice una tantissimo punizione per te. dall'alto. E dunque Tributo si trova tutto da solo adesso, 10 secondi di vantaggio su Chanutz, che è secondo. Anche la livrea dedica a Niki Lauda, Esatto. dedicata a Niki Lauda. Diteci da casa che tipo di insulti vi inventate se fosse al posto di Peppe o DJ. Meglio di no. Basta che siano YouTube friendly. Dunque, Chanut secondo, Tank Crow un secondo e mezzo. Non riesce Tank Crow a mantenere la scia di Chanut. Però nell'ottica di campionato ottimo risultato per i due. Joe, dopo un inizio gara in qualifica difficile, è risalito in quarta posizione. Si trova un po' da solo, 6 secondi davanti e 12 dietro su Mirka America. Sta messo bene con la benzina, Gio. Dunque, gli unici piloti che vedo vicino sono questo tripletta di Stes, Mickey e Gillone, che mi viene la pelle d'oca solo a immaginarmi Smicky in questo sandwich tra Ste e Gillone. Smicky che ha dovuto fare la sosta per riparare, quindi fuori strategia. C'è un Chi è che ha pilota, davvero? Non è il Tony modello suo, Kart sta in forse pausa, sta. Ha ritiro anche per lui? messo pausa praticamente, perché c'ha le quattro frecce Sì, accese. non so cosa stia facendo. Ah, fanno la curva in tre, Smicky va sull'erba, Smicky, Ste e Gillone stanno lottando senza frontiere. Vediamo come affrontano dalla macchina di Gillone, come affrontano questi tre la prima variante. Vediamo chi osa saltare il famoso salsicciotto. Tributo sta guadagnato, 10 secondi. Perde Dici che la tanto un po' macchina, vicini. perde la macchina, Smicky ne approfitta subito Gillone che si affianca a Smicky, tenta di proteggere l'interno. Arrivano, oh, non so veramente cosa seguire. Ne approfitta Gillone che taglia, prende una traiettoria molto interna, resta davanti Ste e a Smicky adesso si trova a inseguire la coppia davanti. Ditemi se c'è qualcosa che succede davanti, ma io resto su questo gruppo di tre che sono veramente No, per il momento qui è vicini. tutto tranquillo. Fanno un po' d'elastico Chanos con Tancrove, ma. La Mitsubishi di Gillone è letteralmente sverniciata. È nel rettilineo scusate, la Subaru di Gillone, non ha il motore per contrastare la Corvette davanti. Deve uscire bene da questa curva, altrimenti Smicky se lo beve nel rettilineo. Tony è ripartito, strano. Molto vicino Smicky si butta all'interno alla curva 1, entrano affiancati, alza un po' il piede Gillone, bravissimo Gillone a evitare guai e Smicky si riprende la posizione. Qualcosa da casa Paolo? Errore di Ste che viene passato sia da Smicky che da Gillone. Deve aver preso male la variante, però col motore della Corvette è subito lì, si butta all'interno, si appoggia su Smicky, Ste danneggia la sua auto colpendo Gillone. Errore nella staccata di Ste che forse si è fatto prendere dalla scia. Smicky ha la macchina buona, Gillone ha un componente rotto. Peccato, questa lotta non è finita Dunque bene. danno la colpa a te comunque, colpa di Di Peppe. che cosa? Per il salto di Sì, Peppe? è bastato un potrebbe essere la prima doppietta del campionato. Il capo del team Valerio ha detto che dopo questa sfiga pensa al ritiro della squadra. Ci spiace veramente tanto per il pilota Peppe DJ,
stava facendo una gran gara. Intanto qua si sono sgranati questi tre Gillone con la sospensione rotta, riesce a star davanti, Smicchi staccato di 8 decimi e Ste con l'auto danneggiata, con la deportanza anteriore danneggiata, non riesce a tenere il passo. Ora davanti Chanuz primo, Tributo Ferrari deve aver fatto la sua sosta. C'è stato un contatto tra Gillone e Ste? Sì, è stato Ste che è arrivato lungo al tornantino, ha preso dentro sia Smicchi che Gillone. Hanno danni sia lui che Gillone. Esatto. Sosta per Chanuz e Tancro, dovrebbero uscire ben dietro Tributo Ferrari. Tributo Ferrari sta girando costantemente sull'1,30. Osservate sul vostro teleschermo il suo decimo, undicesimo e dodicesimo giro. Tempi praticamente identici, sta girando molto concentrato Tributo Ferrari. Resta Sarà fuori meglio dal capo Joe. ingegnere Gianluca che Tony ha avuto problemi con il volante. Ok. Allora, Joe che deve ancora effettuare la sosta ai box è primo. 3 secondi 8 su Tributo Luca, Ferrari. interessante strategia di Joe perché adesso se riesce a inventarsi una piccola magia può ambire a fare una sola sosta, quindi entrare, fare il pieno, tutti dovranno rifermarsi, lui invece potrebbe arrivare fino in fondo, perché dovrebbe fare solo 16 giri, che comunque sono tanti, però come è riuscito a farne... Eh no, però aspetta, adesso ha No, perché c'era la fatto... c'è safety stata car. la safety. Più Quindi o meno la Joe situazione analoga a ieri, questo che può fare uno overcut stint mi lungo sarebbe e uno stato. molto corto alla fine. Intanto ottima rimonta di Chanuz, che è risalito in terza posizione dopo tutti i pit stop e ha È secondo in questo staccato, momento, esatto, virtuale secondo secondo. e ha staccato Tancro di 3 secondi e 7. Caricato leggermente meno carburante, vediamo se gli permetterà. Eccolo, Joe Pitta adesso. Che vediamo dove esce Joe. Vediamo i suoi meccanici pronti ad accoglierlo. Joe Sono entra con passati i 3 miei, litri. quelli della settimana scorsa. Speriamo di no. Sei casa, Luca si è avvicinato tantissimo, in questo momento ha fatto il giro veloce, 29,2. Mamma mia, sta martellando contro il 32 di Tencro. Tencro sta facendo... Infatti Ah, non devono vorrei correre che loro Tencro in avesse deciso sorpiglia. di arrivare in fondo, ma è una scelta un po' azzardata, eh. Sì. Perché 1,32 è un tempo troppo alto per lui che Sì. Beh, girava sul 30 costante. Tancro Secondo me... non è nuovo a queste strategie. Tancro è uno di quelli che Esatto. tenta sempre la Tancro sosta sì, sola. te lo confermo Luca perché sta cambiando a un quarto e si sta avvicinando Segasa mezzo secondo in un solo rettilineo tanto. Diteci da Quindi... casa se secondo voi la strategia di Tancro provare per l'ennesima volta l'unica sosta può pagare alla fine. E Loris, ovviamente, Segasa ovviamente con la Mitsubishi adesso riparata inizierà a girare molto più veloce. Peccato per Segasa perché sarebbe potuto essere lì con i primi, con questo passo veramente imprendibile, un 29,2 dopo un 29,4 che ha fatto al tredicesimo giro, però ricordiamo che lui è fuori strategia, diciamo, per modo di dire, perché è quello con meno carburante in pista tra i primi e quindi Beh, dovrà comunque effettuare... dovrà fare una sosta, idem come Tributo Ferrari, eh? Sì, Diciamo ma dovrà che mettere molta molta più più benzina benzina. rispetto a loro. Sì, però in pista li separano Ecco, 15 secondi. è in scia a Tancro in questo momento. E guardate quanto guadagna sul rettilineo, ma veramente tantissimo. Tanto Erano 10. esce dai box in mezzo a questa lotta Tony Kart. Tony Kart, un po' Bandiera blu davanti, sì. per lui. Mettiamoci in macchina con Segasa, davanti la Viper doppiata di Tony Kart e qui si lotta per la terza posizione tra Segasa e Tancro. Da casa Paolo. Tace. Eccoci al Aspetta, sono un po' di tornantino. novità. Ci
C'è Michele che dice: che cosa ne so, della strategia di Tenkrov. Non si scansa Tony Kart e sta rallentando tantissimo Tenkrol. Forse qui dopo non questa curva ha dovuto letteralmente inchiodare Tenkrol per non prendere. Infatti Segasa è lì, Segasa è attaccato. Vediamo se li fa sfilare qui Tony Kart, che frena tantissimo. Sì, la lascia sfilare tutti e due. E adesso vediamo se Segasa riesce a passare Tenkrol. Tenkrol dovrà fare un'impresa, ragazzi, perché dovrà fare la bellezza di... Si è fermato al 14esimo giro, si è fermato, o al 13esimo, non mi ricordo. Non mi ricordo. Ad ogni modo sono più di 16 giri di carburante, sono tantissimi. Anche a livello di gomme non è facile. Esatto. Comunque le gomme non le sta stressando, anzi le sta gestendo molto molto bene, però la gara è ancora lunghissima, mancano 13 giri e come fa a fare 13 giri con il 75% di carburante? Staremo a vedere se ce la fa. Intanto Chanuz, staccato di sempre 10 secondi da Tributo, ha fatto un 29.8 Chanuz al 16esimo giro e Tributo sta girando su costante. Ragazzi, guardate i tempi di Tributo Ferrari, è veramente un metronomo. Non so che tipo di training autogeno gli ha fatto Foltier, ma sta facendo dei tempi veramente costanti. Molto concentrato Tributo. Da casa dicono che sei un po' troppo moscio, Luca, devi bere qualcosa di alcolico. Sì. 29.990, 29.940, 29.737, 29.797. Mamma mia. Costanza, molto costante, ragazzi, sì. Costanza. Tributo. E anche lo stint precedente, se guardi il decimo, undicesimo, dodicesimo giro, tutti uguali. Noi che abbiamo l'account Ferrari siamo così. C'è rimasto questo ormai. Però Chanu sta guadagnando un filo. Ha fatto il suo giro personal best Chanuz, quasi prende il giro veloce, mentre dietro Tenkrol ha fatto 29.8. Ha cambiato marcia Tenkrol, sì, forse ha deciso di non fare quella strategia. È salito, sta continuando a cambiare a un quarto, quindi proprio Comunque sta girando un po' più. Sì, forse si è liberato di Tony Kart. Segasa anche lui sull'1.30, però dovrà fermarsi a breve. Quinto Loris con l'altra Mitsubishi, gira anche lui sull'1.30. Joe sesto, sta girando sul 31. Gillone settimo, e Gillone è veloce, Gillone ha fatto quasi il giro veloce della gara. E sta girando sul 29.5 adesso, sta rapidamente prendendo giù. Ha braccetto rotto, ha appena fatto un 29.2 con un braccetto rosso, rotto, quindi... Si deve fermare adesso comunque, secondo te arriverà alla fine fermandosi adesso? È 19esimo giro, mancano 11 giri, no, full gas non li fa 11 giri purtroppo. Ok, dovrà fare un po' di economia. O fa economia o deve fare un'altra volta una sosta diciamo rapida. Okay. Entra in box adesso, questo la permette a Smicky di salire in settima posizione, seguito da Ste. Un peccato per Gillone perché Luca ha avuto quell'incidente con Tony Kart, quindi lui ha già fatto una sosta in più rispetto agli altri. Esatto. Per riparare, oltre la prima. In difficoltà anche Mirka America. Mirka America dopo il corso giustamente ha deciso che in pista si va piano. Ah, è vero, Mirka America ha fatto un corso di guida sicura pre-matrimonio. Esatto. E... ha alzato passeggiando, un po'. Sta girando in 34, quindi ha capito bene la lezione. Stavo dicendo Gillone col fatto che il cambio automatico non riesce neanche a fare l'economia. Sì, non può gestire le cambiate. Dunque, ravvicinati in pista, al momento vedo solo Tenkrol
e Segasa Segasa con dietro. Tencron, sì. Resta tutto. Tancredo non ha avuto risposta al passo di Chanuz, 6 secondi il distacco, e adesso dovrà difendersi da Segasa. Segasa. C'è sempre il ballo comunque che non sappiamo se Tengron va arriva fino alla fine. Dunque, Segasa mancano fa un 10 ultimo giri. giro per lui in pista. La benzina che ha, se si ferma adesso, sì, fa il piano, va fino in fondo. Staremo a vedere Tancro, se Tancro andasse fino alla fine è in gioco per la vittoria, no? Anche girando così lento. Non può Luca, non può No, perché ha vittoria. cambiato approccio, ha cominciato a spingere di più rispetto a prima, ha tolto l'economia e infatti ha poco più carburante di Chance, stiamo parlando di circa Ah, ok. 3 5-6 litri di Sì, quindi differenza. ha abbandonato l'idea di andare Sì. fino a fine gara. Infatti. Anche perché mancano 10 giri a metà serbatoio, è impossibile fare 10 giri con metà serbatoio, a meno che non metti un'economia veramente severa. Forse vedendo che stava arrivandosi a casa ha detto no, è inutile qui se ci battagliamo, non ce la faccio. E in effetti era un'impresa un po' troppo Sì. esagerata. Dunque Chanuz intanto un secondo e uno di penalità, non riesce a avvicinarsi a Tributo Ferrari. Torniamo a inquadrare i tempi di Tributo Ferrari che sono Segasa veramente si ferma adesso. scandalosi. 29,9, 29,9, 29,8, 29,7. Scandalosi in positivo. Sì, no, nel senso scandalosi come regolarità. Impressionanti come concetto. Veramente Questa è una la cosa più grandissima importante che gara. avere Esatto. quando si fa una gara. Costanza In questo incredibile. momento me lo Costanza che fare immagino giro con. veloce e Mi 10 brutti. immagino Tributo in questo momento con Mac dietro col frustino. Bravo, 29,6, perfetto. 29,9, frustata. È No, vero, prossimo fai 29,7. Marco Tullio è lì che lo Oh, sprona. non li aggiriamo tanto, non è che fai crashare pure questo, tu No, fai il io. bravo. Qui abbiamo la nomea di biscottino 2, la vendetta. Sì, Chanuz sempre di stacco intorno ai 10-11 secondi. Franco ci dà la buonanotte a tutti. Buonanotte Franco, vai a dormire. Con i posizionamenti attuali, Chanus praticamente andrebbe a guadagnare se Tencro chiude in terza piazza, altri 4 punti in classifica e si avvicina a meno 5. Quindi una lotta che andrà fino alla fine. Prossima tappa, ricordiamo, sarà Alsace, quindi anche lì sicuramente le sorprese non mancheranno. E in questo momento abbiamo Loris che fa un lungo ma gestisce la macchina, che è arrivato comunque su un doppiato, Senza credo. gomme, ma è senza gomme Loris. Il Loris ha come si conferma un mangiagomme, stesso identico problema di Nürburgring GP, distrugge le gomme anteriori in una maniera strepitosa. Bisognerebbe capire il perché, secondo me dovrebbe lavorare molto Sulla su questo tecnica problema, perché lo di sterzata. porta a autobuttarsi dalle lotte principali per via della gestione delle gomme. Senza troppo pesantemente, secondo Sì, me. troppo aggressivo sullo sterzo, forse deve rivedere un po' la sua tecnica. Sarei curioso di vedere il suo assetto per capire se è un problema di setting o se è un problema di guida. Anche perché il suo compagno di team non ha quel problema, abbiamo visto che Nürburgring GP manteneva le gomme veramente in maniera ottimale. Chanuz intanto sempre a 11 secondi da Tributo, stanno girando con passo identico. Questa è la posizione più alta per la Subaru fino adesso, Diego. Sì, lui è il nostro capitano, lui è il nostro portatore di punti. Luca, senza Chanuz non credo che vedreste qualche Subaru in pista, e Chanuz si conferma comunque un pilota che è cresciuto a lungo andare, insomma, in tutti i punti di vista, e ci fa veramente tanto piacere vedere In comunque una effetti Subaru anche performante. lui c'è una bella costanza guardando i tempi, eh. Sì, Un po' più al pane latte di Chanuz. Tributo, ma però sta facendo un bel passo.
sta guidando molto pulito. Poi lui abbiamo notato che ha cioè, è molto dolce con le gomme anteriori, a differenza del resto del team. È l'unico che, nonostante tutto lo stint, diciamo, non stressa mai le gomme anteriori e ha comunque un passo costante, mentre il resto del team si lamenta molto dell'usura dell'anteriore che appunto non permette di tenere una certa costanza. Quindi, veramente i miei complimenti a Chanux che si continua a confermare comunque un pilota Sì, di molto gran bravo. valore. Intanto Gillone è arrivato su Mirka America dopo la sosta. Gillone starà andando a cannone adesso per l'ultimo stint. Tributo in viola, può darsi che vorrà fare il giro veloce adesso che scavi. Vediamo, intanto Deve Gillone è molto fermarsi ai vicino. box, non può. Non Gillone è può. appiccicato a Mirka America. Sì, infatti sta arrivando. Comunque Peppe da Entrambi con le sportivo, morbide. DJ Peppe dice forza, forza tributo. Entrambi con le morbide, Luca, i due Gillone e Mirka America. Sì. Però ricordiamo che Mirka America è in modalità sicurezza, quindi vediamo se duella Difende contro uno dei due. l'interno Mirka America, molto largo Gillone, tenta l'incrocio ma chiude bene Mirko. Poi dopo la gara dovrete riverniciare tutta la Subaru, Diego, quella di Gillone. Tanto c'è quella di Miggia pure in officina, quindi. Ah, quella ormai è rottamata proprio. L'ho ritirata apposta per non farla vedere. Ecco, si affiancano Gillone, Sì. affiancato. No, non ancora, Si vediamo se sta avvicinando anche Cosby. Smicchi a questi due, forse si preannuncia una lotta a tre negli ultimi giri. L'ultimo giro, Luca, 1.38.29 di Gillone, 1.38.23 di Miggi, quindi sarà una lotta a millesimo tra loro due, solo che adesso Mirka America sta veramente tappando i ragazzi qui dietro perché gira comunque in 31-32, quindi loro ne hanno di più. Gillone gira su 1.30-1.29 e Smithy gira in 1.30 costante, qualche 1.31. Dove può passare la Subaru qui rispetto alla Viper? La Subaru rispetto alla Viper secondo me può superarlo, un incrocio di radiatore in fondo rettilineo perché riesce a uscire molto più pulita e molto più facilmente. Vediamo se Qui si al trova qua. tornantino, si mette Sì, all'interno viene Mirko. largo, riesce a aprire Rimane molto largo. presto e infatti riesce a accelerare un po' prima, lo supera qua facilmente. Mirko non molla. Cavolo. Verso il passo di È Gillone. davanti, sì, molto bello. Gillone è sorpassato all'esterno, al tornantino. Segata sta recuperando tantissimo su Joe, tra poco ci sarà la lotta. E anche Smicky, c'è cioè Smicky che ha recuperato tantissimo sulla coppia Mirko e Gillone. Vediamo la Mercedes in scia, la Viper, arriviamo all'ultimo tornantino. Non lancia qui l'attacco, rimane in scia Smicky. Esce molto bene, usa tutta la pista in uscita il pilota della Mercedes. Sette l'ultimo giro per Smicky. Ah, Joe sta provando, come Segato è pensavo arrivata. Luca, arrivare fino in fondo. Joe sta provando, ma Segato è arrivato comunque. Segato è arrivato però e Segato gira 2 secondi al giro più forte. Quindi per Joe quasi podio. Vediamo se riesce a difendersi, ma secondo me sul rettilineo è un po' di più. Pencro fa un errore gravissimo, resta in pista più giri possibili con gomme che sono completamente stressate. Arrivare in fondo è impossibile. Sta facendo un overcut quasi insensato, un errore per un leader di campionato, molto molto. Così si autoesclude dalla lotta per la seconda posizione con Chanos, perché comunque anche mettendo poca benzina ha perso talmente tanto questi giri che. Anziché avvicinarsi, ecco, Tributo l'ha raggiunto e Tributo ricordiamo che va fino in fondo. Quindi, strana scelta da parte di Tencro. Tencro sì, dovrà fare la sosta, quindi dovrebbe uscire
dietro Joe. Dovrebbe uscire, sì, esatto, dietro Joe, se fosse rientrato prima, senza rimanere in pista con gomme Errore di anteriori così Smicky, scusa, malmente. ti interrompo. Errore di Smicky. Cerchiamo di vedere cosa ha fatto. Ci mettiamo in macchina con lui. Era in lotta con Mirka America, eccoli qui che arrivano all'ultimo tornantino. Prende la scia bene Smicky, si butta all'interno, ma va molto lungo, tocca la parte di asfalto sporca e quando dà gas gli si gira la macchina, riesce a evitare il muro, ma perde tutto quello che aveva guadagnato nei confronti di Mirko. Torniamo dal vivo. Con la sosta ai box di Tancro, vediamo dove esce. C'è segata proprio dietro a Giova. Tencro sta rifornendo in questo. Non ha cambiato le gomme. Come Ah, come non ha no? cambiato le gomme? No, ha deciso di non cambiare gomme. E infatti riesce con le gomme usate, ha solo fatto un rabocco Vuole fare i tre di gomme. giri, quattro giri finali con le gomme andate. Infatti resta davanti a Joe e 4 secondi e 7 da Chanus, non so se riuscirà a recuperare No, quei 4 non secondi. con queste Le gomme gomme. così No, purtroppo, che comunque è una cosa sensata per l'approccio che ha usato, comunque forse si è accontentato della terza posizione, perché non cambiare le gomme già ti auto escludi dalla possibilità di giocarla. Beh, Guadagni 3 però secondi ai box, però ne perdi sì, ma 3 non completi. aveva bisogno di guadagnarne tre, aveva un bel margine su Joe. Comunque Sì, però poteva Joe, ancora giocarsela con Segata è Chanus, passato, eh. infatti Segase ha passato Joe. Paolo da casa, cosa dicono negli ultimi giri? Vado a vedere perché non ci stavo pensando in realtà. Abbiamo un social media manager un po' stanco stasera. No, c'è solo Miki che sta pensando a Joe, sta pensando in tutti i modi, ma... Beh, Gio, considerando le qualifiche che ha fatto, si trova quinto, buona posizione, buona rimonta per lui. Michele ha detto che da casa si dice ti amo. A te? Ma no, penso di no. A me non piace la carne di porco. Per farci sesso. Tancro non riesce a mantenere il passo dei due davanti, perde visibilmente. È a 7 secondi da Chanuz e a 10 secondi di margine su Segasa. Tre giri della fine, Diego, secondo te Segasa prende Tancro? Segasa Tencro, Segasa Tencro, Beh certo, e con le gomme in quel due. modo soffrirà tanto tempo, Ma con 3 giri, anche comunque sia andando 3 secondi più lento al giro, non basta. Quindi dipende un po' adesso da Segasa. Se torna sul 29, allora sì, la possibilità c'è, minima, ma Sì, è c'è. viola Ma già, eh. a posto, se viola. Il primo settore è facile essere viola, bisogna vedere qui al secondo come arrivarci, perché dipende Anche tutto perché con le dalla gomme così, Diego, si può rischiare anche qualche errore. In questo settore perde tantissimo tempo, perché qui è veramente stressata la macchina con queste Le gomme gomme davanti, esatto, tutta la parte veloce. Tenete d'occhio sul vostro teleschermo di stacco 9-3, 9-4 tra Segasa e lì. Tencro. No, non basta, troppo, troppo distante. Sì, Tencro può troppo. gestire con calma. Ok, mentre Il fatto che non ha dietro. rimesso benzina all'inizio, eh. Quell'errore che hanno fatto all'inizio, Segato se l'è portato fino adesso. Sì. Segasa ha fatto 2 errori in questo giro che l'hanno fatto comunque, gli hanno portato via addirittura qualche decimo anziché guadagnare. Infatti ha Sì, ha fatto un sbagliato, 1,30 e infatti. 4, ha girato parecchio Inquadriamo intanto i tempi di tributo Ferrari che si è preso anche il giro veloce. alto. Giro veloce, 1,28,9 ragazzi, impressionante. Che gara che sta facendo questo ragazzo, veramente costante. Si è qualificato in pole. Ha fatto gioco di squadra col compagno.
e ha dimostrato una costanza incredibile su tutti i 31 giri di questa gara. Grandissima prestazione, sarebbe la sua prima vittoria in Scuderia Italia. Chanuz intanto ha fatto un 29-2, ha guadagnato un po' dagli 11 secondi che era, è passato a 8-8 da tributo. Gara in rimonta spettacolare anche di Chanuz. Tancro sembra riuscire a gestire il margine che ha su Segasa. Al momento sembrano i primi tre, il podio si è abbastanza definito. Osservate la situazione delle gomme anteriori di Tancro. Finite proprio. Infatti sta girando sul 32-31. Segasa gira sul 30. In questo Adesso gira giro fa più un basso, eh. 29-5. Joe quinto con un vantaggio di 4 secondi su 4 Loris. secondi. Loris sesto, Mirka America settimo, Smicky dopo una gara fortunata con una serie di errori a ottavo, sempre con Gillone Luca, dietro. tripla stella per tributo, giusto? Sì, Pole sì, position, sì, sì. tiro veloce, grandissimo. Sì, tributo o si trova bene con Aston o ha avuto un training psicofisico con Fontier, ma sta girando veramente bene. Bene, inizia l'ultimo giro, Esulta con ragazzi. molto anticipo Luca, guarda, guarda, sta festeggiando con tantissimo anticipo proprio. Ha frenato completamente all'inizio della curva Eccolo. e seconda. Italia, grandissimo tributo Bellissimo. Ferrari, gran Bravissimo, bellissimo. prestazione. Chanuz festeggia un'ottima rimonta, taglia Va buono, secondo. Charles, che paghi i danni. Terzo, Tancro. Joe ha un secondo, Loris, eh. Sì, stiamo su Tancro un secondo che taglia a concludere il podio. Anche lui mantiene viva la lotta al campionato. Quarto Segasa, con tutte le difficoltà, comunque ha fatto un'ottima gara. Ed eccoci su Joe con meno di un secondo dietro Loris. Ha fatto un Ha rischiato 35-6, Joe, Joe. Ha fatto il pazzesco. trentesimo giro con un errore. Comunque Sta in mantiene la un'economia talmente quinta. pesante, Luca. Quinto, sesto Bellissima gara Loris. di Joe, bellissima Smicky, gara che ha Smicky sotto portato. attacco da Gillone all'ultima curva. Si infila Sì. Gillone. Escono insieme dall'ultima curva. Qui il motore Mercedes dovrebbe garantire la posizione a Smicky. Ci ha tentato Gillone. E tagliano in settima e ottava posizione. Mirka America Mirka America, un ha po' troppo sicuro, ha finito. finito la benzina, perde la posizione anche su Ste, Ma che deve questo è i tortellini che ha scontare. mangiato oggi, secondo me. Mirka America finisce la benzina e perde la posizione su Ste proprio sul finale. Doppiato Tony Kart per i problemi al volante tecnici a metà gara. Niente, grandissima gara in onore di Niki Lauda. Paul, giro veloce, vittoria, weekend perfetto per tributo Ferrari. Bene, bellissima gara, molte strategie diverse. Paolo da casa, cosa dicono della vittoria di Fanno tributo tutti i complimenti a Ferrari? Tributo e comunque anche complimenti a Peppe che poverino è caduto per colpa della connessione. Sì. Comunque complimenti a tutti per la gara. A Dunque. Joe Diego gli abbiamo dato poca benzina per quello che ha fatto solo una sosta. Il Vedi, comandante immaginavo che era il Tilchio. budget del comandante. Sì. Comandante Tilchio ha detto voi dovete guidare con poca benzina. Bene, invito tributo Chanuz e Tancro. Mi ha scritto in privato Smicky che gli è rimasto il dritto il freno a mano in partenza. Ah, in partenza per quello gli è andato addosso Gillone. Grazie mille, grazie.
Chi è? Contributo sulla chat del gruppo, ha scritto grazie mille Razzi. Vabbè, tu non lo conosci l'onorevole, lo so che lo invidi perché è uno di quelli che ci fa fare belle figure. Vabbè, vediamo. Quindi abbiamo l'Aston Martin, la Subaru e la Corvette a podio. Bravo Gianuzza! Grazie. Buonasera a tutti quanti. Grazie, Buonasera, benvenuto Livio e Ale. Bene, eccoci qui in conferenza stampa post gara. Abbiamo con noi i tre finalisti, i tre podisti. Si dice Paolo, podisti? Sono quelli che vanno a non me lo cavallo? chiedi, il più Ah, non lo ignorante so. del gruppo. Ah, Per me ok. si può di tutto. Non cominciare. Ok, allora, Dai, siamo ci sono. prima di tutto, weekend perfetto per Tributo Ferrari, vittoria d'esordio, gara eccezionale. Partiamo da te, raccontaci un po' a partire dalle qualifiche questa serata magnifica. Scusa, Livio, ti interrompo un attimo, devi ripartire condividendo la voce perché non ti si sentiva. Quindi vai nelle impostazioni del party, condividi voce sempre. Perché lì di vivo c'ha l'impostazione che può anche bestemmiare volendo. Ah, Fa mutare a Paolo. Che ok. Quindi lo vedo carico, eh. ripartiamo con Tributo Ferrari che ci raccontava il suo weekend perfetto e vittoria d'esordio. Sempre, eccolo qua. Eccomi, mi sentite? Sì, vai. Sono, eccomi. Niente, come dicevo, è il mio primo esordio in questo campionato. È un po' la prima esperienza su tutto perché è il primo campionato, la prima vittoria, il primo giro veloce. Quindi sono veramente molto, molto felice questa sera perché sapevo di andare forte, ma non immaginavo che avrei fatto una gara quasi da solo. Mi dispiace tantissimo per il mio compagno di squadra perché aveva un Bugia, passo. ah, scusate. No, invece aveva un passo fenomenale, e probabilmente avremmo fatto doppietta. Ora non vi so dire chi sarebbe stato il primo, ma sicuramente avremmo fatto una bellissima doppietta. Li avete staccato tutti all'inizio. Sì, siamo stati fortunati anche a fare la pole e il secondo posto, che in questa pista erano importantissimi perché la prima chicana è veramente un imbuto ed è rischiosissima. Ci tenevo a fare semplicemente un pensiero a Niki Lauda, perché comunque sappiamo tutti che è un grandissimo campione. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo dal vivo, e quindi ci ho tenuto a fare questa livrea in suo ricordo, diciamo. Bene, bene. Niente, Anche volevo perché ringraziare io. il team che è fenomenale, ci prepara le macchine, perché chiaramente noi non siamo ancora capaci, diciamo, di fare un setting di alto livello, insomma. E niente, Bene, ringrazio anche comunque perché stavo tutti. aggiungendo, io e Ferrari abbiamo questi nomi per un motivo. Ok. Questi Sì. nickname. Io ho una Ok. bacheca a casa, ho un muro completamente dedicato a questa passione, quindi insomma Vabbè. ci tenevo. Adesso lo chiamiamo il Siete muro del amanti dei pianto. cavalli, l'abbiamo capito. Adesso lo Sì. chiamiamo il muro del pianto, lo stiamo chiamando negli ultimi Il anni, muro del il muro del cavallo. piancere. Comunque, scusi, dottor comandante, siccome c'è Cianuz che mi richiama, smettessi di tirare la pipa perché si sente in diretta che sta tirando la pipa. Faremo un richiamo. No, Bene, io Livio. non sento a Ferrari io, eh. Ringrazio anche Marco Tullio che mi ha detto che sul salsicciotto devo lasciare per mezzo millesimo l'acceleratore.
altrimenti era Ah, sempre quindi molto difficile da Paolo, affrontare. dobbiamo investigare Marco Tullio Eh Sempronio sì, per qui ci consigli. sta un Consigli e degli richiamo dal avversari. capo Esatto. squadra, quindi. Esatto. Manderemo istruzioni alla moglie di Marco Tullio per mettere un po' di pressione. Dunque, passiamo al secondo classificato. Grandissimo Chanuz, qualifiche difficile, ma alla fine sei arrivato secondo. Com'è stata la tua serata? No, qualifica è andata benissimo, un bel nono posto è ottimo, direi. Lasciamo perdere. Ma non pensavo neanche di arrivare tra i primi 5 alla fine. Poi mi sono trovato, non so come, tra i primi, ho tenuto un po' il passo e poi non so chi ha sbagliato, mi sembra Segasa, non so, è uscito largo, quindi siamo rimasti io e Ten Crow. Poi, ma innanzitutto mi dispiace tantissimo per Beppe, non è vero, però lo devo dire. No, guarda, con questa macchina già arrivare a podio per me è un successo, quindi era totalmente insperato, sono contento. Quando ho visto che il distacco da Livio era sempre sui 10-9 secondi, ho capito che non l'avrei mai ripreso, quindi ho pensato più a controllare dietro, dentro il distacco da Ale. Non ci ho neanche più tentato di riprenderlo. Se sbaglia lo raggiungo, altrimenti vedo che stiamo girando praticamente sugli stessi tempi e era inutile rischiare. Ho solo Sì. controllato che avevo dietro praticamente. No, Livio comunque non sono. ha sbagliato mai, ha fatto molto costante. Purtroppo no, cioè purtroppo complimenti a lui, però ci E speravo invece naturalmente. Chanuz, nell'ottica campionato, sei finito davanti al tuo diretto avversario, Ten Crow. Come vedi le ultime Maledetto. due gare? Vabbè, ci sono ancora due gare, c'avevamo tutti e due 1-0 da scartare, io c'ho un sesto posto, poi purtroppo la prima gara sono stato centrato in pieno e sono arrivato sesto, quindi è ancora tutta da vedere. Pensavo Bene. che Loris arrivasse molto molto più su, perché lo temo tantissimo anche lui per la vittoria finale, con quella macchina, Purtroppo con la Evo. le due Mitsubishi hanno avuto tanti danni, si sono toccati a vicenda all'inizio in regime di safety car e hanno avuto difficoltà. E Li niente. temo perché so che è una macchina, visto che l'ho guidata le prime quattro, so che è una macchina velocissima, quindi averli visti così dietro sono rimasto un po'. Però Sì, è stata una gara per il difficile per resto, le sì. Per Mitsubishi. me arrivare a podio con questa macchina è tanta roba. Bene, ottimo, complimenti. Passiamo a Ten Crow. Ciao Ale, Chanuz. com'è stata la tua serata? Allora, io come Chanuz, vabbè, innanzitutto buonasera a tutti quanti. E poi come Chanuz anch'io non pensavo di arrivare a podio, ma nemmeno pensavo di finire la gara, perché l'ho provata pochissimo sia la pista che la macchina, per di più avevo diciamo l'handicap della nuova impostazione di gioco che adesso sto col mega schermo e quindi mi dovevo Ti è abituare venuto mal e di testa? perciò sto un po' spaesato ancora. Però vabbè, comunque vabbè, la parentesi dello schermo, comunque l'upgrade è stato fenomenale e niente, no, sono contento, mi sono divertito all'inizio che ho battagliato un po' con Chanuz, qualche sportellata ce la siamo data. Sì, ma ci sta. E Bisogna. poi, no, poi in alcune occasioni ho detto, vabbè, no, è meglio che non forzo, chi se ne frega, mi fermo un po' dietro. Infatti lì poi ecco, mi hai sorpassato, ma tu ovviamente hai il passo più veloce del mio e te ne sei andato. Però mi sono divertito, nonostante stessi sempre con l'ansia di perdere la macchina, perché questa a paragone con la Viper è veramente una saponetta. Però sono contento, faccio i complimenti a tutti gli altri ragazzi, anche a Tributo per il suo primo tutto. Grazie. Ma c'è Niente. stato un momento in cui ha valutato la sosta singola, vedevamo che eri molto in economia. Inizialmente sì, ci ho sperato un pochettino, però forse dovevo fare più economia nel primo stint. E quindi poi me la sono vista sfilare, perché ovviamente se cambiavo troppo anticipatamente, poi finivo troppo indietro, ho detto vabbè dai, farò il volo un'ultima sosta, infatti non ho nemmeno cambiato le gomme alla fine, giusto per mettere un po' di benzina e arrivo alla fine.
Bene, bene. Ok, vi ringraziamo quindi dello spettacolo in pista, è stata una gara molto divertente e si chiude qui quindi l'appuntamento a Dragon Trail. Settimana prossima saranno in pista tutte e tre le categorie al circuito di Alsace per la penultima gara di questo combattutissimo campionato. Bene, Paolo, se non c'è Grazie a nient'altro voi. da casa. No, da casa tutto tace. Ok, perfetto. Allora ragazzi, grazie, arrivederci da Scuderia Italia, appuntamento settimana prossima. Ciao a tutti, Salve a a tutti. martedì. Ciao a tutti. Arrivederci. Ciao ciao.